alla natura non serve, al via la campagna sul corretto smaltimento di guanti e mascherine. Ambiente, sociale e governance, tre fattori per lo sviluppo sostenibile. Ehi, dico a te, ma non a te, te, lo so che te non lo fai, no, dico a te quell'altro, quello che se ne frega. Tutto questo alla natura costa molto, e in fondo basterebbe così poco. Gettiamoli nel bidone dell'indifferenziata, in fondo a noi, ma che ci costa? L'attore Enrico Brignano è il protagonista dello spot della campagna di comunicazione del Ministero dell'Ambiente, in collaborazione con Guardia Costiera, ISPRA, Istituto Superiore di Sanità, Enea e Commissione Colao, sul corretto smaltimento di guanti e mascherine. Tre i punti centrali: gettare mascherine e guanti nell'indifferenziato, non buttarle a terra per evitare gravi danni all'ambiente e servirsi il più possibile di mascherine riutilizzabili. Lo slogan della campagna è "Alla natura non serve" e viaggia sui media con meme e video dall'hashtag "Buttali bene". Il concept muove da una foto simbolo, un uccellino intrappolato in una mascherina che chiaramente agli animali, alla natura, ai nostri mari proprio non serve. Secondo le stime dell'ISPRA, il fabbisogno giornaliero dei dispositivi di sicurezza individuale è stimato intorno ai 35-40 milioni per le mascherine e ai 70-80 milioni per i guanti. La produzione complessiva di rifiuti da mascherine e guanti fino alla fine del 2020 sarebbe compresa tra le 160.000 e le 440.000 tonnellate, con un valore medio di 300.000 tonnellate. Fattori ESG, ovvero criteri ambientali, sociali e di governance, per definire le sfide del futuro e quindi la direzione degli investimenti. Un tema centrale nella strategia di Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della città metropolitana di Milano, da sempre orientato alla sostenibilità declinata nei tre pilastri: sensibilità, resilienza e innovazione. Gruppo CAP ha approvato recentemente un piano industriale che prevede investimenti per oltre 100 milioni di euro ogni anno, con l'obiettivo di migliorare sempre di più i nostri impianti, ma allo stesso tempo di accettare in maniera forte le sfide del Green Deal. Noi vogliamo che questa situazione di crisi diventi un'occasione di rilancio per il Paese, e lo diventi grazie a nuovi investimenti e grazie alla capacità di realizzare degli impianti che possano creare le condizioni per avere un paese migliore dal punto di vista del fabbisogno energetico e dal punto di vista delle nuove sfide ambientali. Il piano di investimenti mette in campo 500 milioni nei prossimi 5 anni. Noi investiremo sicuramente sulla protezione della risorsa per mantenere quella bandierina che il Comune di Milano e la città metropolitana ha, ovvero abbiamo un'acqua in classe A, uno dei pochi territori degli italiani. Continueremo a investire sui cambiamenti climatici, dunque per mettere fognature sempre più in grado di respingere o di adattarsi al cambiamento che sta avvenendo climaticamente. Investiremo per lo smaltimento dei fanghi e poi investiremo tantissimo sulla digitalizzazione.